Oggetto numero 1, ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto, chiusura definitiva del reparto di ostetricia e ginecologia. Interroga il consigliere De Luca. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Ma questo è quello che state facendo con lo statuto della Regione Umbria, questo è quello che avete fatto col testo unico della sanità. In questo momento noi ci troviamo con delle delibere preadottate dalla giunta regionale, quindi che non hanno avuto alcun tipo di vaglio democratico, che vengono sostanzialmente utilizzate per poter prendere delle scelte in barba al piano sanitario, che è fermo in commissione ormai da anni, senza che questa maggioranza abbia il coraggio di assumersi le responsabilità politiche di determinate scelte, forse perché c'è la paura e il timore che arrivando poi a dover far esprimere i consiglieri su queste scelte politiche non ci sia il consenso necessario utile a fare determinate scelte, e in violazione sostanzialmente di quello che le disposizioni del nostro statuto, che prevede che gli atti di programmazione siano in capo all'Assemblea, questo viene invece fatto bypassando totalmente queste scelte. Ripeto, nemmeno con delle delibere di giunta, ma con delle delibere preadottate. Delibere preadottate che in maniera del tutto carbonaresca diventano poi il pretesto per poter fare delle azioni nel pieno di agosto, cercando di smantellare interi reparti dell'ospedale di Spoleto, in virtù ovviamente di una scelta oltretutto ben più radicale rispetto anche a quella stessa delibera che era stata preadottata precedentemente, che nei fatti spoglia due altari per farne mezzo, arrivando quindi a definire come il polo, il cosiddetto terzo polo ospedaliero, sia la trasformazione, l'annientamento totale di tutti i servizi sanitari e dell'emergenza-urgenza nel territorio spoletino, declassando sostanzialmente e della Valnerina, trasformando diciamo questo ospedale semplicemente in una struttura in cui fare attività programmata e accogliere diciamo una RSA, e invece per quanto riguarda l'ospedale di Foligno portarlo con le stesse risorse e con le stesse dotazioni a dover sopperire a tutto quello che è l'attività di emergenza urgenza e dell'attività diciamo che sta portando ormai sono sistematiche le segnalazioni da parte dei diciamo degli operatori sanitari e di chi lavora all'interno di quella struttura al collasso di questi servizi. È chiaro come queste scelte avvengono oltretutto in virtù di, ripeto, una delibera preadottata, quella dell'11 novembre dello scorso anno, che dovrebbe, questo sappiamo, oltretutto ricevere un parere da parte del Ministero in virtù della sua attuazione. Quindi con questa interrogazione si chiede all'assessore Coletto di spiegare, di dirci che cosa c'è oggi dentro la sala parto dell'ex punto nascite di Spoleto, di dirci che cosa è stato fatto diciamo nel mese di agosto, e di dirci definitivamente e chiaramente se questo parere del Ministero della Salute su questa delibera e sulla proposta di terzo polo ospedaliero sia arrivato o no, quindi sia stato espresso e sia nelle mani della Giunta regionale. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore Coletto. Grazie Presidente. Con la delibera 1182/2022 la Giunta regionale ha preadottato il documento programmatorio di integrazione funzionale dei presidi ospedalieri San Giovanni Battista di Foligno e San Matteo degli Infermi.
In tale atto si dettaglia la strutturazione del terzo polo, nel quale, per quanto attiene il reparto di ostetricia e ginecologia, non è affatto prevista nessuna chiusura, come riportato nel testo dell'interrogazione. Inoltre, sempre in tale documento, presso l'ospedale di Spoleto è prevista la creazione di un pool unico di specialisti per la chirurgia robotica che ricomprenda le strutture complesse chirurgiche dei due presidi, nello specifico la chirurgia generale, urologia e ginecologia. Quindi è un arricchimento dal punto di vista dei servizi che vengono erogati. In data 4 gennaio 23 viene trasmessa al Ministero della Salute e Direzione Generale della Programmazione Sanitaria con nota 2127, aventi in oggetto trasmissione delibere 1182 e la delibera 1418 ai fini del rilascio del parere in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare 19/2016 di codesta direzione generale. Si trasmettono appunto per l'espressione il relativo parere e i seguenti atti di programmazione. La delibera 1182, avente ad oggetto terzo polo sanitario, e la delibera 1418, avente ad oggetto revisione della delibera 212 del 2016, recante provvedimento generale di programmazione di adeguamento alla dotazione di posti letto ospedalieri accreditati, pubblici e privati. Ad oggi non sono ancora pervenuti dal Ministero i pareri richiesti. Allo stato attuale, come comunicato dalla direzione dell'Ursa Umbria 2 e nella loro autonomia, è stato rivisto l'assetto interno degli spazi, tra i quali la riorganizzazione interna delle strutture di ginecologia e ortopedia per rendere più funzionali le sale operatorie con incremento dell'attività assistenziale operatoria della struttura di ortopedia, nonché dell'attività della struttura di ginecologia. Tale spostamento è pertanto solo fisico per ottimizzare gli spazi ospedalieri senza limitare le attuali funzioni e operatività della struttura di ostetricia e ginecologia, che anzi è proiettata ad incrementare l'attività chirurgica. Infatti la rilevazione attuale conferma che l'ortopedia opera 5 giorni su 7 e la ginecologia è incrementata di una seduta operatoria ordinaria e di una seduta in day surgery. È evidente che queste azioni non impattano con il parere che verrà reso dal Ministero e pertanto non significa affatto che si sta di fatto attuando la delibera 1182 del 2022 senza la dovuta approvazione del Ministero, stante il fatto che vengono rispettate la precedente delibera di programmazione con i reparti che rimangono tali e quali, quindi ginecologia e ortopedia. C'è solo uno spostamento di fatto dal primo piano al terzo piano e viceversa. I reparti non sono stati toccati in nessuna maniera. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere De Luca per la replica. Oggi noi sappiamo che state sostanzialmente smantellando l'ospedale di Spoleto senza avere neanche il parere e l'approvazione da parte del Ministero. Cioè questo è qualcosa di clamoroso, di allucinante. Cioè questa giunta regionale sta lavorando con una delibera preadottata che contrasta con il piano sanitario. Quindi non ha neanche portato e non ha il coraggio di portare il piano sanitario in commissione e di affrontarlo e di portarlo all'interno di questa assemblea, ma in compenso prende queste decisioni. Oltretutto in virtù di un fantomatico piano di rientro, perché qualcuno ci deve spiegare questi soldi e questo buco che fino all'altro giorno era stato detto che non esisteva, qualcuno ci deve spiegare dove sono stati spesi questi soldi e oltretutto ci deve anche spiegare, Assessore Coletto, se lei è disposto, perché di questo parliamo, a vivere in un territorio, perché vada a vivere a Civita di Cascia, vada a vivere a Monteleone di Spoleto, allora o li chiudiamo, deportiamoli questi cittadini, deportiamoli, oppure e pensiamo che si possa spogliare, ripeto, due altari per farne mezzo e costringere una madre che porta ad esempio un bambino a recarsi all'ospedale di Spoleto e a trovare, diciamo, qualcuno che gli dice non c'è l'ambulanza, portatela a Foligno. Questa è una cosa allucinante.
In attesa della Presidente Tesei, anticipiamo l'oggetto numero 3, misure finalizzate a garantire il rispetto del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale e il diritto alla salute e alla libertà di scelta di anziani e persone non autosufficienti. Interroga il consigliere Bianconi. Prego, consigliere. Grazie Vicepresidente. Con l'interrogazione che presento in aula oggi desidero ritornare su un tema trattato più volte in questo mio mandato con l'obiettivo di poter migliorare, per quanto nelle mie possibilità, la qualità di vita delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e soprattutto di ridurre al minimo, se non azzerare, le disuguaglianze di fatto che esistono e che mi vengono segnalate costantemente dalle associazioni e da molte famiglie. In particolare, con questo atto desidero capire qual è lo stato dell'arte dei bandi e in che modo i comuni distribuiscono questi fondi in base alle effettive necessità. Chiedo se la Giunta è a conoscenza del tempo che mediamente intercorre tra la chiusura dei bandi, la stesura delle graduatorie e l'erogazione degli interventi nell'ambito della non autosufficienza in Umbria. Mi riferisco, solo per fare un esempio, al bando Dopo di noi del Comune di Foligno di febbraio 2023, ma desidero anche conoscere a quanto ammonta il numero dei beneficiari nella nostra regione dei progetti Dopo di noi e Vita Indipendente nel 2019 e nel 2022, a quanto ammonta il numero dei beneficiari di assegni per disabilità gravissima nel 2019 e nel 2022. È sotto agli occhi di tutti che nell'attuale contesto di carenze di servizi assistenziali pubblici e privati, che verosimilmente tenderà a peggiorare nell'attuale quadro demografico di un rapido invecchiamento della popolazione umbra, appare necessaria ed urgente mettere in campo ogni possibile azione di assistenza, sia diretta che indiretta, che possa essere liberamente scelta dalla persona non autosufficiente o dalla sua famiglia, in base alle specifiche esigenze e preferenze. Ciò anche al fine di garantire un vero rispetto del principio di uguaglianza sostanziale stabilito dall'articolo 3 della Costituzione. Come ho più volte ribadito nei miei interventi pubblici e in questa aula, non ho alcun tipo di preconcetto sul concetto di assistenza diretta o indiretta. Sono certo però di una cosa, che il vero supporto consiste nel poter fornire a ciascuno la libertà di scegliere, in base alle condizioni proprie e dei familiari, qual è la situazione ottimale. Questo al solo fine di non creare disparità, disuguaglianze che di fatto al momento esistono. Attualmente le misure di assistenza e sollievo destinate a persone non autosufficienti sarebbero differenti a seconda del luogo di residenza, del beneficiario, della sua età e delle cause che determinano la sua disabilità fisica o psichica. Ciò determinerebbe ingiuste discriminazioni nel contributo o supporto ricevuto da persone con la medesima situazione fisica o mentale di non autosufficienza, qualora questa sia originata da differenti patologie o cause. Un approccio di discontinuità nella fornitura dei supporti a persone non autosufficienti, con necessità di rinnovi e potenziali ritardi nelle procedure di assegnazione, potrebbe creare ingiusti e gravi pregiudizi a carico dei beneficiari. In particolare si richiederebbe di interrompere i percorsi terapeutici intrapresi, cambiare gli operatori a cui le persone si erano abituati e avevano creato e con i quali avevano creato un legame, vanificare quindi i progressi ottenuti con grandi sacrifici e compromettere i delicati equilibri psicofisici. Sì, va a concludere. Tutto ciò appare illogico e dannoso, considerando che spesso si tratta di persone con situazioni di non autosufficienza stabili, per le quali una volta verificata la necessità di sostegno dovrebbe essere automatico il supporto, senza continui ostacoli burocratici, incertezze, ritardi e inutili oneri. Tale situazione comprometterebbe il benessere e l'efficacia dell'intero percorso di sostegno alle persone non autosufficienti,
a danno soprattutto delle persone e delle famiglie maggiormente vulnerabili, che potrebbero non avere i mezzi per poter sostenere le spese di cura per i mesi necessari per stabilire le graduatorie. L'attenzione per le persone non autosufficienti e per le loro famiglie non può restare uno slogan. Ricordo a questa giunta l'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, numero 18. Tempo, consigliere. Si tratta di una legge dello Stato, ma soprattutto si tratta di un dovere morale al quale questo Consiglio non può e non deve sottrarsi. Grazie. Coletto, giusto? Assessore Coletto, prego. Grazie Presidente. Dal monitoraggio trasmesso dai comuni capofila di zona sociale risultano raggiunti circa 200 destinatari finali dei progetti finanziati a valere sulla legge 112/2016 dopo di noi per le annualità 2016, 2017 e 2018, anno di riferimento dei decreti attuativi. Le attività di monitoraggio non sono ancora terminate, detto numero pertanto è destinato a salire. Stante le criticità attuate dalla misura, legate anche al rallentamento scaturito dell'emergenza pandemica da Covid-19, che ha comportato la chiusura dei pochi co-housing costituiti e più in generale alla sospensione delle progettualità avviate sull'intero territorio regionale, le risorse delle prime tre annualità sono oggi in fase di rimodulazione. Per quanto riguarda le annualità 21 e 22, le stesse saranno erogate dal Ministero a seguito di rendicontazione completata dai comuni capofila di zona sociale e inoltrata al Ministero con successiva presentazione della programmazione regionale e contestuale richiesta delle risorse. La nuova programmazione sarà oggetto di partecipazione nell'ambito di un gruppo di lavoro che sarà costituito all'interno del tavolo di coordinamento regionale nell'area della disabilità. Nella prima giunta utile del mese di ottobre, maturata la scadenza di 6 mesi, accordata alle associazioni per presentare la propria istanza alla partecipazione del tavolo, verrà deliberata la nuova costituzione del tavolo integrato con le nuove istanze. Per quanto riguarda i progetti per la vita indipendente, a valere sulle risorse POR FSE 2014-2020, ai quali si è cercato di dare continuità nel corso degli anni, anche intercettando più linee di intervento all'interno della programmazione europea, e ai quali si darà continuità anche nel corso della nuova programmazione 2021-2027. Ad oggi le risorse finanziarie stanziate per i progetti per la vita indipendente e finanziati con POR FSE 2014-2020 sono complessivamente pari a 7.600.000. Per ogni step programmatorio sono state stanziati 2 milioni di euro per un totale di circa 120 progetti individualizzati. Per il secondo quesito, per quanto ammontava il numero di beneficiari di assegni per la disabilità gravissima 19-22, si riportano le seguenti tabelle, poi magari consegnerò alla Presidenza appunto le tabelle. Per quanto riguarda il 2020 erano circa 630 coloro i quali hanno avuto accesso a questi sostegni. Per quanto riguarda l'anno 2021 sono 664 per un valore di 4.927, mentre il precedente era di 4.648, quindi c'è stato un incremento. Nell'anno 2022 hanno avuto accesso 683 pazienti e il fondo era di 4.962.000 euro. C'è una lista d'attesa di 108 pazienti, cosa che prima eravamo riusciti ad eliminare. Se siamo a conoscenza dell'esito del sopracitato bando dopo di noi del Comune di Foligno nel febbraio 2023, per quanto riguarda appunto le risorse di cui i decreti riferiti alle annualità 19 e 20, il cui bando è stato pubblicato dai comuni capofila nei mesi del corrente anno, si evidenzia che non è ancora pervenuto il monitoraggio, né sono pervenute comunicazioni da parte dei comuni.
se siamo a conoscenza del tempo che mediamente intercorre per la chiusura dei bandi. Rispetto all'assistenza indiretta, quindi all'assegno che viene versato ai pazienti disabili, ovvero l'erogazione di assegni mensili appunto per la gravità della disabilità, si precisa che la procedura non prevede strumento di bando, ma una richiesta che il cittadino rivolge ai servizi sociosanitari delle aziende sanitarie territoriali. Grazie. Prego. Grazie Presidente, grazie Assessore Coletto per la risposta puntuale che ha dato alle domande che ho posto, per le quali risposte mi riservo di fare un approfondimento, ma da subito mi sento di dire, rispetto alla risposta al primo quesito, che 200 soggetti beneficiari in 3 anni rispetto a una necessità che questa regione vede rappresentare in migliaia di persone è un inizio, ma è ovvio non è un riferimento che può lasciarsi soddisfatti. È un percorso da intraprendere, da migliorare, e per questo le chiedo che nel tavolo di coordinamento siano inseriti veramente i rappresentanti di tutte le diverse anime che compongono questo complesso mondo, perché purtroppo alcuni, ho avuto modo di sentire, per quanto è riguardato la messa a punto del PRINA, sono stati esclusi e non hanno potuto rappresentare uno spaccato e aggiungere alle considerazioni che voi avete fatto delle necessità che sarebbe stato opportuno ascoltare. Grazie.